Ritorna a Roma il Papa Pellegrino. Ritorna dall'India, dove si è recato, come lui stesso ha detto, nelle vesti del pellegrino di gioia, di serenità, di pace. Il successore di Pietro ha lasciato il Vaticano per scendere tra la folla di un paese tradizionalmente povero. Come il buon samaritano della parabola, ha voluto curare col balsamo della sua parola le piaghe di un popolo. Come Simone il Cireneo del Vangelo, ha voluto caricarsi sulle spalle la sua pesante croce. Aveva lasciato il suo gregge e ora al suo ritorno il gregge si stringe di nuovo intorno al pastore e lo saluta e lo acclama e lo invoca. In un trionfo di luci, in un tripudio di grida festose, il pontefice passa benedicente per le vie di Roma. Ritorna tra i suoi diletti figli dopo aver portato un soffio di speranza e d'amore in un paese lontano, in un paese in cui aveva predicato l'apostolo Tommaso, in cui aveva battezzato Francesco Saverio. Piazza San Pietro è una fantasmagoria di luci. La piazza sacra alla cristianità sembra allargare le sue braccia di marmo per accogliere il pellegrino che torna. Il pellegrino che ai nuovi vescovi consacrati a Bombay aveva detto con l'esempio ancor prima che con la parola: andate lungo le vie del mondo e rivelate a tutte le genti la loro dignità, la loro libertà, la loro missione su questa terra e nella vita futura. Ai suoi figli che attendono la benedizione del padre tornato nella sua casa, Paolo VI dice: non è un'accoglienza puramente d'onore che voi ci tributate. Noi la riceviamo come una prova di fedeltà e di adesione al nostro ministero che si è prodigato in questi giorni in proporzioni geografiche e etniche così larghe e così nuove. Era partito 4 giorni prima il bianco missionario della fede e della pace. Una mattina fredda, una mattina grigia. Pioveva quando il pontefice aveva lasciato il Vaticano per raggiungere l'aeroporto di Fiumicino. Lo attende un enorme aereo bianco inquadrato da possenti riflettori. È un aereo di linea. Porterà a bordo nella classe turistica 56 persone tra giornalisti, fotografi, pellegrini e partecipanti al congresso eucaristico di Bombay. Al pontefice è stato riservato un salottino a prora. Per la prima volta forse nella storia dell'aviazione civile, al momento della partenza la hostess saluterà i viaggiatori con questa frase: Santità, signore e signori. La visita del Papa Pellegrino a Bombay non ha carattere ufficiale, ma la folla indiana, questa folla giudicata indifferente e apatica, non è voluta, non è potuta mancare all'appuntamento con uno degli avvenimenti spirituali più grandi del secolo. Dall'alto della scala dell'aereo Paolo VI guarda la gente e saluta a mani giunte e allarga le braccia quasi a voler stringere simbolicamente al cuore la folla. Ma questo non è solo il saluto, l'abbraccio del successore di Pietro. In questo momento 500 milioni di cattolici salutano 400 milioni di indù. 500 milioni di cattolici abbracciano 400 milioni di indù. Più di 1 milione di persone salutano il passaggio del Papa lungo le vie di Bombay. È un lungo continuo agitar di mani e le braccia che si levano dalla folla ricordano le palme, ricordano i rami d'olivo con cui gli abitanti di Gerusalemme accolsero Gesù. Chi costruì questa cattedrale a Bombay, nel cuore dell'India, non immaginava certo che un giorno in essa il successore di Pietro avrebbe benedetto i fedeli, che un giorno dinanzi ad uno dei suoi altari il successore di Pietro avrebbe celebrato la messa e che avrebbe rivolto l'invocazione Dominus Vobiscum, il Signore sia con voi, non soltanto ai cattolici che gremivano la Chiesa, ma a tutta l'India, a tutta l'Asia. Perché, come aveva ricordato nella sua allocuzione all'aeroporto, tutti gli uomini sono fratelli in Dio. Nelle sue intense giornate di Bombay, Paolo VI si è incontrato con le più alte autorità politiche e con le personalità più rappresentative dell'India. Si è intrattenuto con il primo ministro Shastri, ha parlato con la figlia di Gandhi, ha voluto abbracciare i sacerdoti delle grandi religioni non cristiane, indù, musulmani, buddisti, zoroastriani. Nel corso di un ricevimento di una semplicità evangelica, per la prima volta nella storia delle religioni, si sono incontrati il pontefice della Chiesa Cattolica e il capo di uno stato induista, il presidente indiano Radhakrishnan. Ma l'atto più importante di questa visita è l'appello che da Bombay il Papa ha lanciato al mondo.
che le nazioni cessino la corsa agli armamenti e dedichino invece le loro risorse ed energie alla fraterna assistenza ai paesi in via di sviluppo. Dio li ispiri ad intraprendere questa pacifica battaglia contro la sofferenza dei loro fratelli meno fortunati. Dinanzi a 300.000 persone che gremivano la Oval Square per il congresso eucaristico, Paolo VI ha consacrato nuovi vescovi che provenivano da 5 continenti e ha detto: noi salutiamo l'India, noi salutiamo l'Asia intera, salutiamo tutto il mondo. Questo saluto è sceso come una benedizione sugli uomini di buona volontà di ogni continente, su coloro i quali assiepavano la Oval Square di Bombay e sui loro fratelli che poche ore dopo gremivano la piazza San Pietro per ascoltare le parole di fede, di pace, di fraternità del pastore delle genti. Siate lieti, perché vi annunciamo che davvero la fratellanza umana ha confini sempre più grandi, che il Vangelo ha aperto vie nuove, che abbiamo incontrato sulle nostre strade, sui nostri passi, milioni di anime buone, innocenti forse, del loro pensiero, nel loro tributo di entusiasmo e di omaggio. Ebbene, pregate per questi fratelli, possibili o attuali che siano, pregate per il mondo. Per essere cristiani fedeli oggi bisogna avere il cuore grande, il cuore aperto, il cuore che prende le proporzioni del cuore di Cristo, e cioè che ama tutti gli uomini perché tutti sono figli di Dio. Benedicat vos omnipotens Deus.